Buongiorno, ciao a tutti, eccoci qua, pronta ad iniziare una nuova giornata? Sì, oggi vi proporrò qualcosa di davvero interessante, però prima di iniziare a dirvi di cosa si tratta, facciamo semplicemente un passo indietro a qualche giorno fa. Vi ricordate che cosa è successo qualche giorno fa? Siamo usciti da scuola e vi ho portati davanti a un edificio dicendovi di stare lì fuori, buoni, ad aspettarmi. Infatti, mentre voi mi aspettavate, io sono entrata dentro l'edificio. Ecco qua, questo è l'interno dell'edificio. Che cos'è? Lo conoscete? Sì, è proprio una biblioteca pubblica. Perché si va nelle biblioteche pubbliche? Nelle biblioteche pubbliche si va per trovare dei testi che ci servono per fare delle ricerche, per studiare e quindi bisogna anche stare tranquilli, non bisogna fare troppa confusione, non bisogna parlare a voce alta. Per questo motivo vi ho chiesto di aspettarmi fuori, perché come vedete ci sono persone qui che si muovono tutti in silenzio o perché anche stanno studiando. Nella biblioteca pubblica si trovano anche dei libri di testo molto antichi, libri di testo che a volte è difficile trovare anche nelle librerie che frequentiamo di solito. Quindi, siccome io sto cercando proprio un testo molto particolare che magari non è facilmente in commercio, perché magari non lo pubblicano più, sono venuta qui. E vediamo un pochettino se riuscirò a trovarlo. La bibliotecaria, cioè la signora che è addetta alla gestione di questo luogo, mi ha detto che il libro c'è e che lo posso trovare. Mi ha dato delle indicazioni precise. L'ho trovato? Sembra proprio di sì. E vai! Ce l'ho fatta, ho trovato il libro che mi occorre. Guardate la copertina, non è bellissima? Io adoro le copertine di pelle con questi intarsi in oro, perché sono libri pregiati, libri che realmente hanno un certo valore e soltanto i veri amanti bibliofili possiedono dei libri con rilegati in questa maniera, in questo modo elegante. Ma è un libro senza titolo. Ma è possibile che ci sia un libro senza titolo? No, è vero, non c'è. Infatti, ecco qui il titolo di questo libro, Il corsivo italico. C'è un sottotitolo, Come nasce e come si sviluppa la calligrafia. Voi sapete, come vi ho sempre detto, che il titolo di un libro o di un racconto non è altro che l'anticipazione, in sintesi del contenuto del libro o del racconto, cioè ci dice che cosa andremo a leggere nelle pagine di quel libro o di quel racconto. In questo caso, che cosa leggeremo? Di che libro si tratta? Di che cosa parla? Parla proprio di come è nata la scrittura che noi chiamiamo corsivo italico. Mi aiutate quindi a fare un po' di ordine in tutte queste lettere? A fare un breve excursus storico sulla nascita dell'alfabeto e della scrittura calligrafica? Incontriamo una parola nuova qui che io ho detto, excursus. Excursus è una parola che deriva dal latino. Già, voi vi siete imbattute diverse volte in questa definizione, deriva dal latino. Quando trovate qualche parola che non conoscete il significato e io vi indico di andarla a cercare sul dizionario, vi capita spesso di trovare tra parentesi la dicitura deriva dal latino. Perché? Perché la nostra lingua comunque è una lingua che si è trasformata dalla lingua antica parlata dalla popolazione italica, che era appunto il latino.
Excursus significa correre fuori, uscire fuori. Quindi adesso noi lasciamo per un momentino l'aula, anche se non fisicamente, con il nostro pensiero, con la nostra immaginazione, e ci catapultiamo, facciamo proprio un bel salto, boom, all'indietro nel tempo, ma non il tempo di ieri, di oggi, ma un tempo lungo tanti e tanti secoli. Un secolo è formato da 100 anni. Quindi non sto dicendo io indietro di un secolo, cioè indietro di 100 anni, ma dobbiamo fare uno sforzo di fantasia, di pensiero e andare indietro di circa 2000 anni e forse anche qualcosa in più o in meno. Allora, ci siete? Siete andati indietro nel passato? Sì? E allora vediamo un pochettino, però fermatevi un attimo, riaprite gli occhi e rivediamo un pochettino che cosa intendiamo noi con la parola alfabeto. Già lo sapete, l'avete studiato, imparato l'anno scorso, che l'alfabeto non è altro che l'insieme di tutte le lettere, consonanti e vocali di una lingua. E sapete bene che il nostro alfabeto è composto da 21 lettere, 16 consonanti e 5 vocali, è vero? Ma a cosa serve l'alfabeto in realtà? Che cos'è l'alfabeto? L'alfabeto non è altro che un sistema di scrittura, un modo di fermare con dei segni i suoni che noi sentiamo. Perché, come dicevano sempre i latini, verba volant, scripta manent. Le parole volano, vanno via, scompaiono, non esistono più. Invece, se noi quelle parole li fermiamo su un foglio di carta, rimarranno per sempre, potranno essere lette da tutti. Ecco perché nasce la calligrafia, ecco perché nasce la scrittura, per fermare i suoni. Infatti, noi abbiamo un cane, è vero? Il cane ha una voce, emette dei suoni. Sì, il suono che il cane emette è bow, che è la sua voce. Noi che ascoltiamo la voce del cane, diciamo che abbiamo sentito che cosa? Un fonema, cioè l'emissione di un suono, è vero? Prodotto dalla bocca, magari, quindi un fonema. Il cane fa bau, chi è che lo sa che fa bau? Va via la voce del cane. E se io voglio che qualcuno legga con la voce del cane, che cosa devo fare? Devo rappresentarla attraverso un segno grafico, quindi un grafema. Come scriverò la voce del cane Bau? Con quale lettere dell'alfabeto? B, A, U. Queste tre lettere lette insieme mi danno la parola Bau, quindi il suono della voce del cane. Allora, come abbiamo visto, se noi uniamo tutte le lettere dell'alfabeto, riusciamo ad esprimere compiutamente un pensiero, un'azione, tutto quello che ci passa, che vogliamo comunicare agli altri. C più I più A più O mi dà la parola ciao, è vero? Io posso dire ciao con la mano, ma se la devo scrivere e voglio che qualcuno legga la parola ciao, devo usare queste tre lettere, C, I, A, O, unite, scritte vicino. Quando quelle lettere sono scritte vicino, io le pronuncio in un unico suono, in questo caso, ciao. Ok? Ma da dove nasce il nostro alfabeto? L'alfabeto che noi usiamo ci è stato tramandato dai latini. Sono stati i latini, cioè i nostri antenati, a inventare l'alfabeto che ancora oggi utilizziamo. Per questo lo chiamiamo alfabeto latino. Che cos'è l'alfabeto latino? È un sistema di scrittura.
cioè da che cosa è formato? Da un insieme di grafemi, cioè di segni grafici, che viene usato oggi come oggi non soltanto da noi, ma nel resto del mondo, soprattutto lo usano i francesi, gli spagnoli, gli inglesi, non la scrittura, sto parlando di alfabeto, quindi l'alfabeto che noi usiamo viene usato in molte parti del mondo, addirittura anche, leggevo, anche in Vietnam ultimamente, cioè intorno al 1900, questo alfabeto è stato adottato anche da altri popoli. Andiamo a vedere da vicino l'alfabeto latino. Guardate questa tavoletta. In alto voi vedete che ci sono le lettere in stampato maiuscolo che conoscete, che avete già imparato l'anno scorso, è vero? Se non addirittura alla scuola dell'infanzia. Adesso osservate le altre sotto. Il primo rigo e il secondo rigo. Il primo rigo, praticamente, noi che cosa abbiamo? Abbiamo dei segni che sono quasi delle linee nette, precise, sembrano quasi delle linee geometriche, non è vero? Questa era la scrittura latina antica. Con il tempo questa scrittura si modifica e si arrotonda, ma ancora non è molto vicina al nostro corsivo, a quello che usiamo noi oggi. Quindi, però viene chiamata corsiva nuova. Oggi noi nel mondo praticamente abbiamo tre alfabeti molto importanti. Il primo chiaramente è il latino, va bene? Che come ho detto viene usato in moltissime parti del mondo, quindi l'alfabeto latino. Poi c'è l'alfabeto greco che è molto più antico dell'alfabeto latino che viene usato però esclusivamente in Grecia. All'alfabeto greco si ispira l'alfabeto cirillico. Vedete che sono simili quei due alfabeti sotto, cirillico e greco? Sono molto simili. Dove si usa l'alfabeto cirillico? L'alfabeto cirillico si usa in tutti i paesi dell'est europeo, Polonia, Russia, Ucraina, anche la Turchia, ok? Sono tutti i paesi ad est dell'Europa che usano questo tipo di alfabeto. Ma tornando al nostro alfabeto, invece, ci viene la curiosità. Voi ce l'avete? Io sì. Come scrivevano i latini? In origine l'alfabeto latino veniva scritto solo in lettere maiuscole, che erano chiamata la capitale corsiva latina, oppure anche maiuscola corsiva. Questa è la forma di scrittura a mano usata per scrivere lettere, per tenere i conti, per insegnare l'alfabeto latino agli scolari romani e per impartire i comandi da parte degli imperatori. Vedete sulla destra c'è un'immagine, c'è un disegno che rappresenta un uomo, un signore, molto probabilmente il maestro, che ha davanti a lui degli alunni, dei bambini. Quindi siamo in una scuola romana. I bambini leggevano e scrivevano o su rotoli di carta o su tavolette di argilla, ma per scrivere sulle tavolette di argilla usavano un punteruolo. Ecco perché la corsiva latina era scritta in maiuscola ed era rappresentata con linee geometriche. Ma non era realmente comunque una lingua molto facile da leggere, dava parecchi problemi, talmente tanti che addirittura erano gli stessi latini a rimanere perplessi. Questa è una tavoletta scritta con il maiuscolo latino o corsivo latino. Guardate attentamente, riuscite a individuare qualche parola, qualche lettera? Forse qualcuna, ma non siamo nemmeno sicure se quella come la leggiamo noi sia la esatta. Ma vi assicuro che anche loro avevano molte difficoltà a leggerla, avevano tante difficoltà che addirittura Plauto, un grande scrittore di quel periodo, commediografo,
gli dedica una piccola particina, diciamo, in una rappresentazione teatrale, in una commedia teatrale. Leggiamo un poco. I protagonisti sono Calidoro e Pseudolo. Calidoro, le tavolette, eccole qua. Fatti dire da loro che peni, che dolore mi stanno consumando. Pseudolo, che sarà l'amico, come desideri, ma scusa. Che cos'è? Che cosa? Queste lettere, mi sa che vogliono far figli, l'una salta addosso all'altra. Già, tu scherzi come al solito. Per Polluce, credo che solo la Sibilla possa leggere qui, nessun altro può riuscirci. Perché sei così ingiusta e crudele verso i graziosi segni che una mano graziosa ha tracciato su queste graziose tavolette? Per Ercole le galline hanno forse le mani? Infatti, certamente una gallina scrisse queste lettere. Quindi, come vedete, realmente se la guardate bene, quelle sono lettere che noi definiremmo quasi scritte a zampe di gallina. Molto, molto difficile da leggere, da interpretare. Per questo motivo, allora, che cosa accade? Che gli uomini cominciano a cercare o di trovare una scrittura che sia molto più facilmente leggibile e interpretabile. Nasce così la corsiva minuscola, che è una scrittura molto più rapida, con cui si può facilmente scrivere con la penna e dove le lettere iniziano ad essere più arrotondate, come vi ho fatto vedere prima in quella tavoletta. Da questa scrittura seguono poi altri tipi di scrittura, cioè nasce la scrittura carolingia minuscola. La carolingia minuscola viene inventata da Alcuino di York, un grande studioso, umanista, maestro, docente anche lui, che con il suo lavoro riuscì a portare alla rinascita della cultura in Europa. Perché alla rinascita? Perché dovete sapere che per lunghissimi anni in Italia, ma anche in tutta l'Europa, la cultura, l'uomo preso dalle guerre di prepotenza per invadere gli altri territori, praticamente trascura, abbandona la scuola. E gli uomini, quindi la popolazione è molto ignorante, non istruita. Quelli che studiano sono davvero pochissimi, si possono addirittura contare sulla punta delle dita in un grande impero così vasto. Allora, per ovviare a tutta questa ignoranza, a tutto questo analfabetismo, l'imperatore Carlo Magno, che governava su grandissima parte dei territori europei, chiama ad insegnare nella sua scuola, nelle scuole che lui aveva istituito nel suo regno, chi? Proprio Alcuino di York, il quale cerca proprio di realizzare una scrittura che sia molto più leggibile e molto più facile da scrivere. Nasce così appunto la scrittura carolingia minuscola che si diffonde ben presto in tutta l'Europa. Ed ecco qui un esempio di come. Osservate attentamente questa pagina. Vedete come le lettere diventano molto più nitide, molto più facili, molto più pulite. Qui addirittura noi possiamo anche insegnare a iniziare a leggere, disegnare, non so, vabbè, fine, peccato, nos, custodire, eccetera, eccetera, perché comunque è scritto in latino. Aia, sono caduta di nuovo. Intenta qui a guardare quelle lettere, a cercare di capire che cosa c'era scritto, sono scivolata. Non ridete, Emilia, non mi mettere anche questa volta in un fumetto, d'accordo? Con il carolingio minuscolo, praticamente, per la prima volta vengono usate insieme sia lettere maiuscole che lettere minuscole in un testo. Tradizionalmente, molte lettere importanti, quali quelle all'inizio delle frasi o i nomi propri, erano più grandi delle altre.
venivano inserite con scritture differenti. Vedete come all'inizio di ogni rigo ci stanno queste lettere grandi? Attualmente noi molte lingue usano il minuscolo e il maiuscolo, però non rispettano tutte le stesse regole. Ad esempio, noi in Italia, in Francia, usiamo il maiuscolo per scrivere l'iniziale di tutti i nomi propri, è vero? In Germania, invece, guarda un po', scrivono il maiuscolo come inizio di tutti i sostantivi, cioè di tutti i nomi. Ma come nasce? Come si arriva al corsivo aldino o italico? Per arrivare al corsivo aldino o italico, dobbiamo comunque rimanere sempre su questo tipo di scrittura che era il carolingio, il corsivo carolingio, d'accordo? Però non ancora, come avete visto, era leggibile per tutti, specialmente per chi non sapeva ancora scrivere, non riusciva neanche a leggere bene. E allora si sente l'esigenza di affinare ancora meglio, di perfezionare ancora meglio quella scrittura. E a dettare legge di stile, ancora una volta, è l'Italia. Perché dovete sapere che per secoli la cultura italiana, noi italiani, abbiamo esportato, siamo stati maestri della cultura. Noi abbiamo esportato la cultura in tutti i paesi europei. Noi italiani abbiamo insegnato agli altri paesi europei non soltanto a dipingere, a scolpire, l'architettura e via dicendo, ma anche come si scrive. Quindi intorno al 1400 a Bologna un certo Francesco Grifo, conosciuto come Francesco da Bologna, realizza un carattere ispirato a un corsivo di un altro italiano che aveva comunque sviluppato il corsivo carolingio molti anni prima, un certo Poggio Bracciolini, ma queste sono nozioni un poco complicate per voi, su cui io non mi voglio soffermare. Quello che voglio che voi però imparaste, conoscesse, rifletteste, è il fatto che la cultura non nasce così e si ferma. La cultura, come anche la scrittura, è sempre in evoluzione. La lingua italiana ancora adesso è una lingua viva. Ogni giorno nascono sempre parole nuove. Quando l'uomo non riuscirà più a produrre niente di nuovo nel campo del sapere e della cultura, allora potremmo dire che il pensiero è definitivamente morto. Andando avanti nel nostro excursus storico, incontriamo Aldo Manuzio. Aldo Manuzio era un tipografo genovese che ebbe l'idea di utilizzare il corsivo inventato dal Francesco di Bologna, per stampare nella sua tipografia le lettere di Santa Caterina da Siena. Santa Caterina da Siena, infatti, è considerata la protettrice delle lettere. Perché quindi questo sistema di scrittura corsivo si chiama italico? Proprio perché nasce in Italia. Si chiama anche Aldino perché è stato stampato per la prima volta da Aldo Manuzio, ma gli amanti del bello scrivere, vi assicuro che c'è una vera e propria scuola di scrittura, lo chiamano cancelleresca, quindi non corsivo italico, non corsivo aldino, ma cancelleresca. E la cancelleresca, cioè questo bellissimo stile di scrittura che io vorrei farvi provare a sperimentare l'anno prossimo, se ci riesco, voglio farvi scrivere con i pennini, è quella che vedete in questa immagine. Guardatela attentamente, questo signore che cosa ha in mano? Una piccola forbicina. A che gli serve questa forbicina? A tagliare la carta? Assolutamente. Lui con la punta di questa forbicina, intingendola nell'inchiostro rosso,
scritto questa frase. Guardate com'è bella la calligrafia, eh? È qualcosa veramente, è arte, questa è arte allo stato puro. Leggiamola, se non riuscite a leggerla voi la leggo io. La calligrafia, come l'arte della spada, nasce dall'armonia tra la forza del polso e il sentimento del cuore. Ecco, fermiamoci un attimo su queste parole. Nasce dalla forza del polso, perché per scrivere in corsivo è necessario che la nostra mano eserciti un determinato movimento fatto anche di forza, cioè un movimento di rotazione del polso, perché il corsivo, oltre ad avere quindi queste lettere tutte arrotondate, esige che si scrivi sempre in continuazione, senza staccare mai la mano dal foglio quando si uniscono tra di loro le lettere. Quindi, per fare una cosa del genere, ci vuole non soltanto la forza fisica e il controllo della mano che voi adesso cominciate ad avere grazie a tutte le esercitazioni che avete fatto in questo anno e mezzo di scuola, quando avete scritto e stampato un minuscolo, ma esige anche il sentimento del cuore, cioè bisogna davvero amare la scrittura in corsivo, perché se non si ama la scrittura in corsivo, noi non riusciremo nemmeno a scrivere bene, le parole risulteranno quasi illeggibili, altro che zampe di gallina dei romani. Quindi, per scrivere in corsivo, che cosa dovrete utilizzare voi? La forza della mano, il controllo del polso, quindi della motricità fine, la rotazione del polso, ma anche il sentimento. Che cosa vuol dire utilizzare anche il sentimento? Significa che se io non me la sento, se il cuore, la testa mi dice che non sono ancora pronta per utilizzare questo tipo di scrittura, io non vi obbligherò, non vi costringerò a farlo. Per la scrittura, come l'apprendimento, come tutti gli apprendimenti, deve essere un piacere. Dovete fare le cose perché vi piacciono, perché amate farli, non perché vi vengono imposti come la medicina. D'accordo? Allora, oggi più che mai il corsivo è vivo. Infatti, il corsivo conquista talmente tanto i popoli che viene usato non soltanto in Europa, ma anche in moltissime altre parti del mondo. Leggevo che addirittura adesso l'alfabeto italico viene usato anche in Vietnam, quindi penso che useranno anche il nostro corsivo. Però nei paesi anglosassoni, quali sono i paesi anglosassoni? Quei paesi in cui si parla inglese, in questo caso la Gran Bretagna e gli Stati Uniti d'America, hanno una vera venerazione per la cultura italiana. Anzi, gli inglesi, gli americani si può dire che amano la nostra cultura più di quanto l'amiamo noi, e l'amano al punto tale che addirittura in molte università americane si è tornati a studiare pure il latino. Per onorare la scrittura italica, per onorare lo stile italico, il popolo anglofono, anglosassone, ha chiamato il nostro corsivo corsivo italico. E lo amano talmente tanto che gli sviluppatori informatici addirittura l'hanno messo pure come segno grafico sul computer. Infatti, se io voglio usare il corsivo in uno scritto su internet con Word, oppure in una email o in un articolo di giornale, comunque sempre qualcosa che viene pubblicata poi su internet, sul web, i programmi, gli sviluppatori hanno inserito un tasto che si chiama proprio I. Nei programmi di scrittura voi questa I la trovate, guardate attentamente, tra la B e la U.
La B indica che quello che il computer deve scrivere lo deve scrivere in grassetto, cioè molto, in un carattere molto spesso, mentre la U con la linea sotto significa che le parole devono essere scritte sottolineate. Quella I, il computer la legge come corsivo. E allora tutte le parole che seguono dopo che io ho cliccato su quella I sono scritte tutte in corsivo italico, come questo breve testo che adesso stiamo leggendo, che voi state vedendo qui sullo schermo. Ma come fa il computer a sapere che quella I è un segno che rappresenta che la scrittura deve essere scritta in corsivo italico? Semplicemente con il linguaggio HTML. Qual'è il linguaggio HTML? È quel famoso coding che io vi ho fatto vedere quando voi andate a lavorare su code.org a far muovere i pupazzetti e vi faccio cliccare sulla finestra mostra codice. Ecco, quel codice è un linguaggio, è un vero e proprio linguaggio informatico che si chiama HTML. Come rappresenta nel linguaggio informatico il segno del corsivo? Come fa il computer a capire che deve scrivere in corsivo? Si usa un tag, ok? Il tag è un pezzo di scrittura del codice che in questo caso è formato da il segno di minuscolo seguito dalla lettera I e chiuso dal segno maiuscolo. Sì, esatto, due simboli matematici, maiuscolo e minuscolo, che racchiudono al loro interno non un numero, in questo caso, ma una lettera, la lettera I. Il computer, quando si trova a leggere questo tag, capisce che tutte le parole che seguono devono essere scritte tutte in corsivo italico, che chiaramente però non è mai come il corsivo che andremo a scrivere noi. Guardate attentamente le lettere in corsivo, maiuscolo e minuscolo. Lo vedete come sono tutte belle arrotondate, tonde tonde? Non soltanto sono tonde tonde, ma quando poi andremo a scrivere le parole, non potremo più scriverle separate come li vedete in questa tabella. Ma per scrivere le parole, il tratto deve essere continuo. Le lettere devono essere unite tra di loro e dobbiamo unirle molto bene, perché l'errore più comune che fanno gli scolari, gli alunni, è quello, ad esempio, di confondere la A con la O. Ma poi lo scopriremo più avanti, perché la A ha un braccino quasi che salute, che va verso il basso, invece la O ha un braccino che sale verso l'alto come se stesse salutando. Ma questi sono uno dei tanti particolari della scrittura in corsivo minuscolo, ok? Adesso io spero tanto che questa piccola premessa, questa piccola excursus storico sulla nascita del corsivo vi sia piaciuto e vi abbia appassionato. Voglio chiudere la lezione, questa premessa, questa presentazione, con una bellissima frase scritta da un certo Voltaire. Guardate lui come scriveva in corsivo, con il pennino, con la piuma d'oca addirittura, perché nel Settecento si usava la piuma d'oca intinta nell'inchiostro per scrivere. Voltaire fu uno dei più grandi studiosi del Settecento, una mente veramente immensa. Fu un filosofo, uno scrittore, un poeta ed è molto seguito, molto apprezzato per il suo pensiero, per quello che scriveva. Realmente è un grande che appartiene alla cultura però francese e non italiana. Voltaire diceva che la scrittura è la pittura della voce. Quindi, quando andiamo ad usare il corsivo sul quaderno, dobbiamo cercare di pitturare le parole, ok?
dare una pittura proprio alla voce, quindi non scrivere in modo raffazzonato a zampe di gallina come scrivevano i latini nelle loro tavolette, ma controllando benissimo il movimento della mano. Detto questo, possiamo iniziare a provare a scrivere anche noi in corsivo, quindi quaderno davanti. E iniziamo la nostra attività questa mattina. Spero di non avervi annoiato, ma di avervi interessato e magari vi invito a rivedere questo video per fermare meglio alcuni pensieri, alcuni concetti che io vi ho detto. Ciao ciao!